L'università ha tre missioni, partiamo dalla terza missione, che è l'ultima. La terza missione può essere intesa tutto quell'insieme di attività con le quali le università entrano in relazione con la società, in relazione diretta con la società. E si distingue dalla prima missione, che è l'insegnamento, ovvero sia tutte quelle attività con le quali le università entrano in relazione diretta con gli studenti, e poi seconda missione, ovvero sia ricerca, che sono tutte quelle attività con le quali le università entrano in relazione con la comunità scientifica e con i pari. Perché siamo qua oggi? Perché finalmente ci hanno dato la laurea honoris causa, che è un traguardo che... No, non viene data la laurea honoris causa. Cioè, ma non è... Non oggi almeno. No, infatti, no, no. Poi, te pare, hanno gli altri perché, scusa. Perché? Mamma, è niente, neanche stavolta, no. Ma come neanche stavolta? Ma non te c'è pare mai una laurea così, ma, questa testa. Ma scusa, qua. Ma bisogna studiare per avere una laurea, non andare a presentare... Vabbè, a stare. Vabbè, noi siamo qui oggi, Marco e Pippo, il trio comico, assieme al TESAF, per questo bellissimo progetto Abbraccia la Natura, fatto con i ragazzi delle superiori per avvicinarli alla... Alla? No, go a laurea, non posso dirti. Per avvicinarli alla natura. Alla natura! Un progetto bellissimo, Gaetano, resta con noi. Scusa, blocco i tramesini. Sì, blocco i tramesini. Abbraccio alla Natura è un progetto di terza missione, nato con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi che frequentano i licei, che frequentano gli istituti superiori, con l'attività che facciamo nel nostro Dipartimento e anche con la professionalità che potrebbero svolgere una volta finiti il percorso di studi che il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali offre. In quattro uscite bellissime, tutte in ambienti diversi, i ragazzi hanno visto a tu per tu di che cosa parlassero i docenti, quindi cos'è la natura, che cos'è la biodiversità, che cos'è l'intervento dell'uomo nella natura. Questa è stata una cosa, un'esperienza molto bella. Abbiamo coinvolto anche i nostri studenti invece universitari che ci hanno accompagnato in questa esperienza. E per dare anche una testimonianza di chi invece ha già fatto questa scelta, la scelta di studiare questi argomenti in questo settore, ed è stato molto bello vedere questa commissione fra i più giovani, quelli meno giovani e i docenti che un po' li coordinavano. È stata una cosa, un'esperienza meravigliosa, direi. Cosa che io non mi aspettavo personalmente, perché non era qualcosa che mi abbia molto intrigato inizialmente, però poi con la partecipazione, con i tutor soprattutto, che hanno, con la loro passione che ci hanno trasmesso, è stato molto interessante. È stata una bella occasione per avere un incontro ravvicinato con tante persone, una nuova esperienza in un nuovo ambito, e sì, cioè, dall'altra parte ci sono stati anche diversi momenti formativi molto importanti, molto interessanti, a contatto con la natura, quindi sempre molto bello così. La cosa più bella, secondo me, di come è impostato il nostro dipartimento e quindi i nostri corsi di studio è il fatto di portare i ragazzi sempre nei cosiddetti field trip, quindi queste visite all'esterno, direttamente nell'ambiente di cui studiano la teoria in aula. C'è tantissima esercitazione pratica, per così dire, e secondo me questa è una parte molto bella, perché in Italia non siamo ancora tanto abituati, ma all'estero i corsi di studio sono molto più improntati sulla vita reale, su quello che poi i ragazzi andranno veramente a fare nel mondo del lavoro. E quindi il TESAF in questi termini, secondo me, è un po', come dire, all'avanguardia. Ha già implementato questo approccio, prima la pratica e poi la teoria quasi, che è una cosa che i ragazzi apprezzano molto, perché i ragazzi sono più concreti di noi, per cui fare prima la pratica e poi capire in aula che cosa hanno visto, che cosa hanno fatto, secondo me è effettivamente una formula vincente. Il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali offre varie opportunità per gli studenti. In particolar modo vorrei menzionare due corsi di laurea triennale, tecnologie forestali e ambientali e riassetto del territorio e tutela del paesaggio. Tecnologie forestali e ambientali è un corso di laurea che tratta di gestione dei sistemi forestali e agroforestali nell'ambiente montano, mentre il corso di laurea di riassetto del territorio e tutela del paesaggio
offre un percorso finalizzato alla progettazione del territorio, alla pianificazione del territorio e alla pianificazione del verde in aree urbane. Ti iscrivi ai nostri corsi di studio perché la teoria la vedi subito messa in pratica. Vai fuori, vai in campo, pesti il terreno e non devi fare tanti sforzi per capire che quello che senti in aula è esattamente la descrizione di quello che puoi verificare nella pratica. I miei tutor erano professori principalmente, ma annessi a questi c'erano anche degli studenti del dipartimento che o per curiosità o comunque per darci maggiori informazioni se eravamo incuriositi, ci davano comunque spiegazioni ed erano lì presenti con noi. Molto bello vedere come molte persone hanno diversi interessi che alla fine comunque si trovano insieme e niente, è stato bello vedere che parlavano di queste nozioni così che ti lasciano anche a bocca aperta in un certo senso, quindi è molto bello, ho trovato molto avvicinante a me questa cosa della loro passione. Mi prendevano, anche se è una cosa che non mi interessava in primo piano, è una cosa che mi ha preso e mi ha un po' per osmosi per la loro passione, mi ha coinvolto. Chi si iscrive alle nostre facoltà può svolgere lavoro nell'ambito di studi tecnico-professionali, consulenza, ma anche lavorare nel pubblico. Dove? Lavorare nel pubblico negli enti, nei comuni, nelle agenzie regionali, nei consorzi di bonifica o altro tipo di consorzi, o anche andare a lavorare nell'insegnamento, quindi fare docenza alle scuole primarie e secondarie. Però possono anche seguire corsi di laurea magistrale con i quali poi entrare negli ordini professionali, gli ordini professionali di dottori agronomi forestali. Al corso di laurea allora io ho capito che è una cosa importante soprattutto, ma la cosa importante è che sia un percorso che serva a noi stessi per le nostre passioni da inseguire e non che questo percorso sia per forza un percorso che dobbiamo seguire in base all'esperienza che abbiamo fatto, quindi sul tema ambiente come per esempio, però la passione che sono passato ci fa capire che la nostra scelta deve essere ad avere tale passione appunto, perché sennò andare a fare l'università solo per per portare non so un senso di approvazione in famiglia anche, non ha senso, bisogna seguire la propria passione, è questo che ci hanno passato. E oggi come oggi è difficilissimo anche per noi che appunto ci occupiamo di educazione in qualche modo, quindi di formazione, è difficilissimo capire cosa possa veramente servire nel futuro, perché le professioni del futuro non le conosciamo di fatto, il mondo cambia così velocemente che è difficile capire cosa studiare oggi per essere pronti domani. E secondo me al TESAF invece questa cosa avviene, siamo molto interdisciplinari e questo prepara i ragazzi ad essere pronti anche ad una maggiore flessibilità del mercato del futuro, mercato lavorativo.